Bene ragazzi, allora vediamo intanto se riusciamo a sentirci tutti. E da casa mi sentite ragazzi? Voi da casa? E voi mi sentite con le cuffiette? Posto anche là in fondo, ragazzi? Bene? Perfetto, grazie mille, gentilissimi. E anche da casa mi sentono, perfetto, grazie. Vi ringrazio. E quindi risposta del vivo, risposta del vivo, risposta del vivo. Io ho finito questa parte qui delle domande, ecco, chi vuole intervenire da casa o qualche dubbio mi scrive in chat, ok? In non in chat scusate ma in domande e risposte vedete sotto avete un link dove c'è scritto domande e risposte io li vedo eh, in diretta anche i vostri colleghi li vedono in diretta le domande che vengono postate cerchiamo di rispondere se sì. condividiamo lo schermo iniziamo la lezione di oggi eccoci qui Ottimo, benissimo. Mi servono un attimo le disequazioni con la lista delle disequazioni. Eccola qua. Ci teniamo di lato. Bene. Avete dubbi, ragazzi? Problemi su quello che ho fatto ieri? Ieri, insomma, sul la, il racconto che vi ho fatto ieri dell'esame, siete, siete riusciti a trovarvi con Moodle, con tutta quanta la tecnologia, tutto a posto? Se avete dei dubbi mi scrivete, ok? Me lo dite. E ho postato, non so se avete visto, ho postato le registrazioni del, eh, che ho fatto su YouTube perché sono venute meglio, mi sembravano, rispetto a quelle di Moodle. Per voi è lo stesso immagino, avere il link, no? andare su YouTube o andare su Moodle. Vi cambia qualcosa? Va bene uguale? Me lo fate sapere, ok? Se per caso vi serve, me lo fate sapere. Quello che preferite, comunque le, il link di, Mudo, di di il link di YouTube, cerco di metterlo sempre su Telegram in maniera che avete anche la sequenza dei vari, eh, delle varie registrazioni di, del, del corso, ok? Bene, allora cominciamo con la lezione di oggi. Vi ricordo qual è l'argomento della lezione di oggi e, cor, e cosa ci serve tecnicamente. Allora, eh, quello che faccio oggi, quello che faccio, ho cominciato a fare ieri, farò tutto quanto oggi. È un, un po' un preview. Di delle funzioni importanti che noi andremo a trattare in questo corso e che adesso analizzeremo in modo dettagliato nelle prossime lezioni di teoria. E quindi adesso ci aspettano quattro lezioni di teoria, se mi permettete, forse un po' noiose, ok? Quindi vi, vi accettate il fatto che saranno un po' noiose, eh, nelle quali noi pian pianino andremo a costruire gli insiemi, in modo teorico, insiemi importanti per noi, quindi sotto insiemi della retta reale. E poi andremo a fare quella che io chiamo la carta di identità delle, delle funzioni importanti per questo corso, che sono poche, ok? La retta, la parabola, la radice cubica, le radice quadrate, la funzione esponenziale, la funzione logaritmo, la funzione valore assoluto e la funzione omografica. 8 di queste dobbiamo conoscere tutte le proprietà e soprattutto se vengo a svegliarvi di notte, ok, e vi dico come è fatto il grafico dell'esponenziale. Voi dovete anche nel sonno rispondermi, ok? Quindi preparatevi psicologicamente anche nel sonno, così fate dei bei, bei incubi di sicuro. Detto questo, andiamo e il preview non fa altro che andiamo a vedere le disequazioni importanti in qualche modo, quelle che ci interessano per il corso, e vediamo pian pianino queste funzioni. Prima le vediamo in gioco in qualche modo, le ricordiamo. Ricordiamo queste funzioni dal, da quello che avete visto le superiori. Poi invece le formalizziamo in modo un po' più dettagliato. Quindi l'idea era prima di farvi fare una carrellata di queste disequazioni e poi invece di andare nei dettagli tecnici delle singole funzioni. Ok? Bene. Ieri abbiamo visto la funzione valore assoluto. E abbiamo fatto la prima disequazione, adesso facciamo la seconda disequazione. E cioè valore assoluto di x alla seconda meno 4, maggiore di 3x. Vi ricordo di nuovo cos'è la funzione valore assoluto. La funzione valore assoluto non è altro che la funzione che mi dà il concetto di distanza dell'origine di quel numero reale. E quindi vale x se x è maggiore o uguale a 0, meno x se x è minore di 0. Esattamente la definizione che ho dato prima. Questa è la definizione di valore assoluto, Qual è le, quello che, secondo me, è importante ricordarsi: è importante ricordarsi che è strettamente collegata al concetto di distanza: una distanza non potrà mai essere negativa, una distanza sarà sempre positiva. Bene, adesso abbiamo il valore assoluto maggiore di 3x. Bene, come ieri dobbiamo capire se l'argomento del valore assoluto è un numero positivo o è un numero negativo. E quindi. Andiamo a scriverci x, x alla seconda meno 4 maggiore o uguale a 0, oppure x alla seconda meno 4 minore di 0. In qualche modo dividiamo il mondo in due parti, quelli che rendono l'argomento del valore assoluto positivo e quelli che mi rendono l'argomento del valore assoluto negativo. Perché? Perché quando l'argomento del valore assoluto è positivo, io posso togliere le sbarrette del valore assoluto e scrivere il suo argomento semplicemente. E quindi. Quando invece l'argomento del valore assoluto è negativo, a questo punto io devo cambiare il segno. Devo cambiare il segno di tutti gli addendi, in qualche modo di tutta la funzione. Devo mettere un meno davanti alla funzione. Quindi in questo caso sarebbe meno, e l'argomento del valore assoluto sarebbe questo. Ieri mi è stato chiesto ma perché il professore non ha cambiato solo il primo segno? Perché in realtà sarebbe meno parentesi rotonda, tutta la funzione. Ok? E quindi questo mi fa cambiare tutti i segni presenti in questo polinomio. Bene, adesso andiamo a svolgere separatamente i due, eh, i due sistemi e poi facciamo di nuovo l'unione delle soluzioni. Cosa importante che mi permetto di segnalarvi è la seguente. Vedete, naturalmente, come ieri, questa. E queste sono esattamente la stessa disequazione, solo che da un lato la scelgo maggiore o uguale, dall'altra minore o uguale. Questo compare e accade sempre, certo che accade sempre, perché? Perché quello lì è proprio l'argomento del valore assoluto, vedete? Quindi questo è quello che abbiamo dentro del valore assoluto. Quindi la prima che ci troviamo, da un lato la studiamo positiva, dall'altra negativa, ma è sempre lei. È. Ok? Quindi non è un caso particolare che ci ritroviamo esattamente la stessa cosa. Bene? Quindi quella lì è una parabola, una parabola rivolta verso l'alto e adesso qui. Ieri ho fatto il delta, ok? Ma qui in questo caso è più facile vedere direttamente le due radici che sono, che sono più o meno 2, Ok? Infatti, cosa faccio? Faccio x alla seconda meno 4 uguale a 0, x alla seconda uguale a 4. E quindi le due radici sono più o meno 2, meno 2 più 2. So che sono sicuro. Che le professoresse e le professori dei superiori vi hanno fatto diventare matti con le equazioni di secondo grado purie, spurie, e le delle reali sul tesoro. Ok, queste sono quelle in che forse si chiamano pure queste, quelle nei quali si vede direttamente, si direttamente se c'è soluzione o se non c'è soluzione. Quando non c'è soluzione, beh, se ci fosse stato l'altro segno, vedete? A questo punto avrei avuto x al secondo uguale a meno 4. E questo sarebbe stato impossibile. Mi avete seguito? Ho fatto una piccola digressione per ricordarvi, attenti, che le pure non hanno sempre due soluzioni. Possono avere due soluzioni o non avere neanche una. Questa fondamentalmente corrisponde al fatto, rispetto a quello che abbiamo raccontato ieri, che il delta sia negativo. Ok? Questa con x alla seconda più 4. Ma noi per fortuna abbiamo l'altra. Per fortuna, non proprio per fortuna. Abbiamo l'altra e quindi la parte positiva è questa qui sopra l'asse delle x, radici comprese, questa invece qui dentro è la parte negativa. E quindi ci la riscriviamo così, x minore o uguale a meno 2 oppure x maggiore o uguale a 2 unito e dall'altra parte ci scriviamo meno 2 minore di x minore di 2. Tutti mi hanno seguito? Abbiamo, vedete, abbiamo diviso il mondo in due parti. Quelli che hanno l'argomento del valore assoluto positivo, li abbiamo scritti in blu, quello che, abbiamo, che invece aveva l'argomento del valore assoluto negativo, l'abbiamo scritto in verde. Facciamo i nostri conticini e otteniamo x alla seconda meno 3x meno 4 maggiore di 0. E qui otteniamo invece meno x alla seconda, meno 3x. Porto di qua più 4 maggiore di 0. Spero di aver fatto i giusti conti. Vediamo un attimo. Meno x alla seconda, il più 4 l'ho cambiato, il 3 l'ho portato di là. Sì, mi sembra che sia giusto. Bene. Adesso. Devo andare a studiare questa parabola e poi dovrò andare a studiare, finiti i colori, questa parabola. Ok? Trovo le soluzioni. Una volta che ho trovato le soluzioni, le inserisco nei sistemi, devo fare il sistema, unire le soluzioni. Andiamo. La prima è esattamente uguale, quindi metto le virgolette. E questa qui invece, cos'è che? È? Questa qui è una parabola rivolta verso l'alto. Vado a calcolarmi il delta. Delta è uguale a B quadro, e quindi 9, meno 4, che moltiplica A che è 1, e C che è meno 4, e quindi qui diventa 4, 4, ma devo cambiare il segno. Tutti hanno capito? Mi avete seguito? Ok? Perché ho, avrei meno 4ac, giusto? Quindi è meno 4 per a che è 1, ma c che è meno 4. E quindi meno 4 per meno 4 mi fa, e ho cambiato più 4 per 4. Ho cambiato solo il segno. Quindi 9, 16, 25, positivo, 25, maggiore di 0, due radici. E le due radici sono x1, 2 uguale a meno b, e cioè 3 meno più la radice di delta, che è 5, perché la radice di 25 fa 5, fratto 2A, e cioè 2. E quindi abbiamo adesso meno eh, 3 meno 5 fa meno 2, fratto 2, e 3 più 5 fa 8, fratto 2. E quindi abbiamo meno 1 e 4. Mi torna, ragazzi? Quindi abbiamo meno 1. 4. e cosa ci chiedevano? Ci chiedevano strettamente positivo, lo vedete? Strettamente positivo, quindi ci stanno richiedendo i punti in cui x è strettamente minore di meno 1 oppure x è strettamente maggiore di 4. E se volete vi riscrivo anche la prima solo per... per correttezza, così abbiamo tutto quanto scritto x minore uguale a meno 2 del x maggiore uguale di 2 abbiamo finito le due condizioni adesso dobbiamo fare l'intersezione del sistema ragazzi seguite avete dubbi problemi vi torna chiaro per tutti andiamo avanti con l'altro meno 2 minore di x minore di 2 anche qui una parabola vedete allora questa parabola qui l'abbiamo studiata qui sotto la riquadro Quindi così, e questa ce la, ce la studiamo di lato e otteniamo. Questa volta, guarda, osservate, vedete, l'ho scelta a posto. Questa è una parabola, questa volta è rivolta verso il basso, perché vedete che la, il coefficiente del termine del monomio di grado massimo, che in questo caso è 2, ok, è negativo. Quindi abbiamo una parabola rivolta verso il basso. E ci chiediamo adesso quando questa parabola interseca l'asse delle x. Di nuovo facciamo il delta, che è. B quadro, e quindi 9, meno 4, che moltiplica a che è meno 1 e mi cambia il segno, c che è 4, e quindi abbiamo il delta che è esattamente quello di prima, 25. Quindi vuol dire che ci sono due soluzioni. X1, 2, uguale a meno b, e quindi 3, meno più la radice di 5, fratto, attenzione, questa volta abbiamo meno 2, perché come, come potete osservare, abbiamo il meno della... Termine di grado 2 da ci siete ragazzi? Mi seguite? Troviamo le due radici e quindi abbiamo eh, meno 2 fratto meno 2 che fa 1. E qui poi adesso abbiamo 8 fratto meno 2 che fa meno 4. E sì, ho fatto meno 2 però, non ando troppo veloce, che fa meno 4. Quindi abbiamo questo punto che è un meno 4, questo punto che è meno 2 e qui ci interessano i punti in cui la funzione è positiva. Quindi ce lo riscriviamo. E i punti in cui la funzione è positiva sono quelli contenuti qui dentro. Quindi abbiamo meno 4, sbagliato colore, questo meno 4. Minore di x minore di meno 1. Posto? Dubbi, problemi? Torna? Bene, andiamo avanti. adesso finiamo il nostro sistema. Abbiamo questa, questa, unità. Questa e questa. Cominciamo dalla prima. Dobbiamo mettere il punto meno 2. Punto meno 1. Poi dobbiamo mettere il punto 2 e il punto 4. Fanno un po' schifo come li ho disegnati, non sono in scala, ma spero che mi capiate lo stesso. Meno 2 meno 1, 2, 4. Ok? Allora, la prima. La prima disequazione è x minore uguale a meno 2, quindi così. E questo lo prendiamo. Poi maggiore di 2, così. E questo lo prendiamo l'altro invece minore di meno 1, quindi così più un bel pallino vuoto, però e maggiore di 4, quindi così col pallino vuoto e cresciamo di qua. Morale della favola. Quali sono quelle che sono fatte contemporaneamente? beh Questa e questa, vedete? Quando si? Un... Prego. E no. il meno 1? Non ho capito. Meno 4 meno 4. Sì, quella la dall'altra parte, no? Adesso sto facendo. Scusami, fermi lì. Sì sì, 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 sì. La vostra collega mi ha detto Qua si è addormentato. Giustamente ha detto, qua questo qua è messo meno 1 ed era più 1, e quindi quelli è più 1. Grazie mille, gentilissima. Ok, ragazzi, scusatemi, colpa mia, ho detto io. Mi torna? Avete capito? Ho messo un, un errore io. Quindi, qui abbiamo x minore uguale a meno 2, oppure x maggiore di 4. E questa è la prima disequazione. Passiamo all'altra. Per fortuna la vostra collega me la corretta. E quindi abbiamo meno 4, meno 2, 2, 1. Adesso abbiamo la parte interna, quindi tra meno 2 e 2. Eccola qui. E poi abbiamo di nuovo la parte interna tra 4 e 1. Tra meno 4 e 1. ci interessano questi qui e sì e non ho capito Ok, sì. Colpa mia, colpa mia. Chiedo scusa. Ok, mi raccomando controllatemi per favore perché purtroppo... Là, e quindi abbiamo detto tra 4 e 1, 1 escluso, è sempre questa qui, ma naturalmente è tra meno 2 minore di x minore di 1. Fermatemi se sbaglio ragazzi. Allora, lo, so, lo so che può sembrare una, una scusa stupida, ma, ma eh, sentire gente che parla di là e, e lo trapano di qua non è proprio il, il modo migliore per, per fare i conti. Però fermatemi e tiratemi qualcosa, fate, fate, ammazzatemi qua. Allora, bene, adesso devo unire, unire però le soluzioni, ok? Quindi devo metterle tutte sulla stessa... Sulla stessa riga e quindi devo mettere il meno 2, poi devo mettere il 4, poi devo mettere il meno 2 che l'ho già messo e poi devo mettere l'1. Questo qui ce la, la mettiamo in giallo e quindi x minore uguale a meno 2 e x maggiore di 4. Vuota e vado su. all'interno invece la mettiamo in. E quello che ho usato in eretto qua. Tac, questo e va tra meno 2 escluso, ma al meno 2 ce l'abbiamo lo stesso, quindi scriviamocelo così, e l'1 escluso, e quindi qui abbiamo tutta quanta questa, e questa, però, esclusa con il pallino vuoto. Detto in altri termini, qual è la soluzione che noi abbiamo? Abbiamo da meno infinito fino a 1, con le parentesi rotonde, unito 4, più infinito. Adesso. Come faremmo in Moodle ad inserire questa soluzione? Intanto avete capito la, la soluzione? Intanto vi, vi è chiaro, vi torna? Bene. Come facciamo ad inserire in Moodle questa, questa, questa soluzione? Se questo fosse il, eh, il dominio di qualche funzione, ok? Bene. Dovremmo intanto scriverla con gli intervalli, con le parentesi rotonde, senza spazi, ok? Come vedete ho messo i due numeri senza il segno, perché noi sappiamo che i numeri positivi vanno senza il segno. Abbiamo un problema con il simbolo più infinito, ok? Perché come vedete l'infinito, non possiamo scrivere infinito, non c'è il tasto infinito nella tastiera. Bene, allora se guardate la, la notazione che abbiamo deciso di utilizzare è la seguente. In questo caso io scriverei, ve lo scrivo in grande, scriverei, aperta la parentesi rotonda, meno inf per dire l'infinito, senza spazi mettiamo virgola 1, parentesi rotonda. La U, U grande, U piccola, è esattamente la stessa cosa. Aperta la parentesi rotonda, 4, senza nessuno spazio intorno, virgola, più inf. Chiude la parentesi rotonda. Questa è la soluzione che verrebbe accettata all'interno di Moodle, degli esercizi Moodle. Prego. L'unico segno più che utilizziamo è quello di infinito per distinguerlo tra più infinito e meno infinito. E in realtà per ricordarci che non sono dei numeri, perché più infinito e meno infinito non sono dei numeri reali, ma sono a tutti gli effetti dei simboli. E quindi per questi simboli permettiamo il segno più e il segno meno, grazie mille della domanda. Senza nessuno spazio, non mettiamo spazio da nessuna parte, e mettiamo le virgole e non il punto di virgola, mi raccomando, Ok, abbiamo deciso questa notazione. E questa è la notazione che viene accettata dal, vostro, dal sistema per nella correzione degli esercizi. Dubbi? Mi seguite? Posto ragazzi? Bene. Prossimo. Cambio? Posso cambiare? Ok, allora, radice cubica. Domanda. Qual è il campo di esistenza di una radice cubica? E cioè, possiamo sempre noi calcolare la radice cubica? Risposta. Sì. Ok, la radice cubica è una funzione che, lo vedremo assieme nelle prossime lezioni di teoria, è una funzione definita su tutti i numeri reali, il suo dominio è tutta la retta reale. Quindi una radice cubica non ha nessun problema per condizioni di esistenza. Possiamo tranquillamente, come il valore assoluto era definito su tutti i numeri reali, anche la radice cubica è definita su tutti i numeri reali. Perfetto. Seconda cosa, guardate, ve lo, lo, vedrei, lo vedremo assieme il grafico della funzione radice cubica. Ma la radice cubica, ve lo, ve lo ricordo un attimo. È una funzione che è fatta così, ok? È un po' più, è, è più concava, nel senso che, vediamo se riesco a fare un po' più così e così, ma è sempre crescente, ok? Ci siete? Se questa è x, questa è radice cubica di x. Però continua a crescere, mi raccomando, continua ad andare in alto. Quello significa perché vi ho disegnato il grafico e perché cerco di ricordarvi questa cosa qui. Eh, cerco di ricordarvelo perché. Intanto, per farvi notare che la radice cubica è definita anche su numeri negativi. Quindi se io ho meno 8, quanto farà la, 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 la radice cubica? Qual è quel numero che moltiplicato per se stesso tre volte mi dà meno 8? Meno 2. Come facciamo a eliminare una radice cubica? Qual è la funzione inversa della radice cubica? Qual è la funzione inversa della radice cubica? L'elevamento al cubo però è la terza, ok. Quindi l'elevamento... alla sono d'accordissimo con te, grazie mille. L'elevamento alla terza è proprio. Adesso cerco di farlo così: x alla terza, questo è l'opposto della radice pubblica, la funzione inversa della radice pubblica. Guardate che ci, su questo batterò tantissimo nel, durante il corso. E cioè mi interessa che conosciate la funzione inversa di quel, delle varie funzioni elementari, per questo ci è molto utile. Anche la funzione inversa. Anche la funzione di elevamento al cubo è definita su tutto r, quindi non ho nessun problema, e anche lei è strettamente crescente. Cosa vuol dire? Che se, abbiamo, se qui io metto 2 e qui io metto 3, se 2 è più piccolo di 3, allora anche 2 alla terza sarà più piccolo di 3 alla terza, infatti 8 è più piccolo di 27. In qualche modo, questo qua, cosa che ci sta dicendo? Guarda questa funzione che le fa la parte negativa. E cioè, se io qui metto un meno 2, un meno 2 alla terza fa meno 8. Ok? Che è più piccolo di 8. Adesso sto facendo di casino e lo vedo dalle facce. Ma l'idea è che la, la funzione di elevamento al cubo è una funzione che mi rispetta le disequazioni. Detto in altri termini, e spiegato fino fi a questo punto, alla fine. Se x è più piccolo di y, allora se solo se, anche x la terza è più piccolo di y la terza. Sempre per ogni x e per ogni y. Voi dite, ma cosa mi serve adesso sta roba qua? Eh no, è proprio quello che ci serve. Perché? Perché vedete, noi abbiamo un qualcosa a sinistra, in questa disequazione, e un qualcosa a destra. E noi cosa vogliamo fare? Vogliamo buttare via quel cubo lì, quella radice cubica lì. E la domanda, a questo punto la vostra collega prima mi ha detto: Prof, applichiamo la radice cubica per buttarlo via. Grazie, ma devo applicarla da una parte e anche dall'altra della disequazione. E a questo punto mi chiedo: ma, no, ma siamo sicuri che la disequazione viene rispettata? Certo, la disequazione viene rispettata perché l'elevamento al cubo è una funzione strettamente crescente. Okay? E quindi manda cose più piccole, se A è più piccolo di B, allora l'elevamento al cubo di A, A al cubo è più piccolo di B al cubo. In termini molto pratici, adesso io posso elevare il cubo da una parte e dall'altra. le disequazioni si conservano vedete ho lasciato esattamente la stessa disequazione posso farlo certo che posso farlo perché perché l'elevamento al cubo è una funzione strettamente crescente e l'elevamento al cubo è la funzione inversa della radice cubica e quindi sto facendo un passo avanti e uno indietro prima faccio la radice cubica e poi elevo il cubo, torno indietro, torno esattamente nella stessa parte, nello stesso argomento che avevo precedentemente. Quindi, in qualche modo, questi due, se mi permettete, si semplificano e quindi ottengo x al cubo meno x alla seconda più 3x meno 2 minore di x alla terza. Mi avete capito? Mi avete seguito? Guardate che questo è un colpo di fortuna perché vedremo dopo, nel prossimo esempio, in cui ci sono le radici quadrate, che questa cosa qui non è mica vera. E cioè l'elevamento al quadrato mica ci, ci permette di fare questo giochetto qui. L'elevamento al quadrato è una funzione che non è strettamente crescente e quindi quello che si poteva fare con la radice cubica, che è questo qui, okay, che ci va di lusso, eh, a volte non possiamo farlo. Quindi la radice cubica è molto facile perché a... Ah, è definita in tutto R, B, se dobbiamo toglierla, eleviamo al cubo, che è la sua funzione inversa, e l'elevamento al cubo è una funzione strettamente crescente, che mi rispetta le disequazioni. Vi è chiaro, chiaro a tutti? Cercato, sono cercato, cercato di andare un po, più, un po' pianino, ma spero che vi sia rimasta. Questi due animali se ne vanno via, ok? E quindi ci troviamo meno x alla seconda più 3x meno 2 è minore di 0. Abbiamo sempre la nostra parabola che è rivolta verso, questa volta, è il basso. Andiamo a calcolarci il nostro delta, che è b quadro, quindi 9, meno 4 che moltiplica a che è meno 1 e c che è meno 2. E quindi abbiamo meno più meno e quindi 8 men, 9 meno 8 che fa 1 e quindi abbiamo due radici separate e distinte. Andiamo a individuare x1 e x2, e quindi abbiamo meno b, e quindi meno 3 meno più 1 fratto 2a, e cioè meno 2. Mi avete seguito ragazzi? Mi raccomando, controllatemi sempre i segni, i conti. Meno 3 meno 1 fa meno 4 fratto meno 2, meno 3 più 1 fa meno 2 fratto meno 2, e quindi qui abbiamo i segni, quindi abbiamo 2, e quindi qui abbiamo uno. Quindi questo è il punto 1, questo è il punto 2. cosa che ci interessa? Ci interessa la parte positiva o la parte negativa di questa parabola? La parte negativa, lo vedete? E quindi quando sta sotto all'asse delle X. E quindi questo e questo. Dubbi problemi. So, scriviamoci la soluzione. E la scriviamo anche direttamente in Moodle, così pian pianino facciamo un esercizio. La soluzione sarebbe allora: x minore di 1 oppure x maggiore di 2. Scritta a livello di intervalli sarebbe meno infinito 1, unito, 2 più infinito. E adesso, Moodle, aperta la parentesi rotonda senza spazi, meno inf, virgola 1, parentesi rotonda. U, parentesi rotonda 2 senza il più, virgola, più inf. chiusa la tonda e riquadriamo tutto. E questa è la scrittura che avrei in Moodle. Per un esercizio di questo tipo. Chiaro? Torna dubbi da casa ragazzi. Tutto a posto? Mi state seguendo? Prego. Sì. Tranquillamente, ripeto, lo ripeto per casa perché altrimenti non mi sento. Il vostro collega mi dice: prof però, parabola rivolta verso l'alto, verso il basso, due maroni, non potevo fare le cose un po' più facili. Certo, il vostro collega mi dice. Io invece, invece sono abituato così. Quando c'è il meno qui, poi mi dici se è giusto. Eh. Quando c'è questo meno qui, io a me non piace perché il meno mi portano le parabole rivolte verso il basso se io moltiplico per meno 1 tiro tutto su, faccio la parabola rivolta verso l'alto e tratto un caso solo perfetto, va benissimo mi permetto però, attento che potrebbe succedere eh, e, lo e lo vedremo nella, nella parte di teoria che a volte ti chiedo l'immagine di una funzione, di una parabola anche rivolta verso il basso, è chiaro che in quel caso non hai una disequazione da risolvere devi ric ricordarti il grafico ok, quindi per le disequazioni la risposta è sì, senza nessun problema. Se invece, come vedremo nelle prossime esercitazioni, a volte vi chiedo: calcola l'immagine di una parabola, e questo non puoi più girarmela, perché l'immagine di una parabola sono i valori che assume una funzione, ok? Una parabola rivolta verso l'alto avrà dal vertice in su, una parabola rivolta verso il basso avrà invece da meno infinito fino al vertice. Ok? Ma per le disequazioni, il vostro collega dice qui questa invece di risolvere questa, io potevo tranquillamente risolvere x alla seconda meno 3x più 2 maggiore di 0 moltiplicato tutto per meno 1 e ho a che fare con una parabola positiva eh, rivolta verso l'alto. Questo era quello che mi chiedevi? Benissimo. Vedete ragazzi, di nuovo, queste sono le cose che non mi interessa il metodo che utilizzate. Il metodo deve essere quello che è più chiaro per voi. La cosa importante è che il risultato sia giusto. Ok, quindi qualsiasi metodo utilizzato per qualsiasi esercizio che, facciate, che fate all'esame va bene, basta che, che, che sia giusto, fondamentalmente, ok? Che il risultato vada bene. Mi avete seguito? Quindi, in qualche modo, eh, vi assicuro che anche la, eh, vedremo più avanti gli integrali e vedremo le, le derivate, eh, ognuno. Vari docenti delle superiori hanno delle tecniche di soluzione che sono diverse, okay? non, 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 siamo, non facciamo tutte la stessa cosa. E magari qualcuno a, a preferisce una determinata formula, eh, qualcuno ne preferisce un'altra ancora, non, non siamo abituati. Potete usare sempre in questo corso la formula che è più chiara per voi. Okay? Quindi il vostro collega qua dice cambio il segno della disequazione, perfetto. L'importante è che chiaramente sia giusto e che abbiate chiaro il ragionamento per cui lo fate. Posto? Passiamo alla prossima, così ho fatto una chiacchierata, intanto avete finito di copiare. Bene. x a seconda più x più 4 maggiore di meno x. Adesso abbiamo due disequazioni, vedete, questa e quella successiva, che sono due disequazioni che vengono chiamate di tipo irrazionale, perché coinvolgono la radice, pubica, la radice quadrata. ok? E allora vi, cosa, faccio, cosa faccio adesso? Prima vi faccio la teoria di queste disequazioni, poi torniamo indietro e applichiamo la, la teoria a questo particolare esercizio. Okay? E lo faccio sia per questa che per quella successiva. La teoria mi dice, stai facendo la radice quadrata di f di x maggiore di g di x. Beh, intanto, prima di tutto, campo di esistenza. Perché? Perché mentre prima la radice cubica era definita su tutti i numeri reali, Purtroppo la radice quadrata è definita solo su i numeri reali positivi. È definita sullo zero. Sì, la radice quadrata di zero fa zero. Ok, quindi la radice di zero fa zero. La radice quadrata di zero fa zero. E quindi, perché questa scrittura abbia senso devo imporre che l'argomento della radice quadrata sia maggiore o uguale a zero. Attenti, ragazzi, guardate, abbiamo già incontrato tre funzioni. La funzione valore assoluto aveva campo di esistenza, no? Perché io posso sempre scriverla. Perché? Perché il dominio della funzione valore assoluto è insieme di tutti i numeri reali. Abbiamo incontrato poi la radice cubica. Anche in quel caso, la radice cubica non mi, non mi, non mi induceva a condizioni di esistenza. Perché? Perché la radice cubica è definita come dominio insieme a tutti i numeri reali. Qui siamo sfortunati. Primo momento di tristezza. Caspita. La radice, la radice quadrata invece è definita solo quando il suo argomento è maggiore o uguale di zero. Maggiore o uguale, anche uguale, sì, perché la radice, cubica di zero, eh, la radice quadrata di zero fa zero, quindi sì, mi permette di... E quindi questa scrittura, quella che abbiamo scritto di sopra, ha senso solo se f di x è maggiore o uguale a zero. Perfetto. Allora, come facciamo a togliere una radice quadrata? Ora, prima come facevamo a togliere una radice cubica? Le al cubo. Adesso togliere una radice quadrata e leviamo al quadrato. Solo che c'è un, mo un momento di eterna tristezza, di nuovo. Perché? Questa è la funzione che eleva al quadrato, giusto? x in x al quadrato. Perché c'è un momento di estrema tristezza? Perché io qua ho un bel valore che è meno 1 e qui mi metto il 2 e certamente meno 1. È più piccolo di 2. Tutti d'accordo? Tutti d'accordo? Scusate, facciamolo più, 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 più intelligente. Un po' più intelligente, facciamo meno 2 e 1. Ok, così viene più facile. Tutti d'accordo che meno 2 che abita qua è più piccolo di 1 che abita qua? E ne diamo a quadrato. Giusto? No, che tristezza. E non funziona. Caspita, non mica funziona questa roba. Perché non funziona? Perché non è strettamente crescente questa funzione maledetta. Prima scende e dopo sale. E quindi prima saliva sempre. Ok, la funzione radice, la l'allevamento del cubo. Prima saliva, continuava a salire. Qui invece prima scende e dopo sale. Quindi siamo fregati. Non possiamo arrivare il cubo. Non possiamo elevare direttamente al quadrato. Perché? Perché l'elevamento al quadrato non mi rispetta le disequazioni. E cioè se io ho A che è più piccolo di B, e se io faccio A al quadrato, e questo eh, non è mica non detto che sia più piccolo di B al quadrato. Abbiamo un esempio di concreto. Guardate, però noi siamo astuti come le faine. Perché? Perché un pezzo di questa funzione è, è crescente. Qual è che è bello? È questo. Vedete che questo pezzo qui, questo ramo crescente, caspita, sarebbe quello che serve a me. Perché? Perché il pezzo crescente da 0 a più infinito, se io sono sicuro che i miei argomenti sono lì, allora le equazioni si conservano. E infatti, 1 e 2, se voi mettete 1 e 2 e fate il quadrato, vi viene 1 che è più piccolo di 4. Vedete che vengono. Nel ramo crescente di parabole le disequazioni vengono rispettate, ma non in tutta la funzione. Quindi devo cercare in qualche modo di arrivare lì, di concentrarmi in quella parte lì. Come faccio? Allora, devo ragionare un secondo, e per farlo ho la necessità di ricordarvi un'altra cosa. Come è fatto il grafico della radice quadrata? Il grafico della radice quadrata è fatto così. Continua a crescere. Anche questo ragazzi sono è tutto un preview che poi si sì, andremo nei dettagli con le singole funzioni, ok? Se questa è la radice quadrata. E guardate un attimo, vi faccio notare una cosa. Prima cosa è definita abbiamo detto il suo dominio è solamente 0 più infinito quindi è definita solo sui numeri positivi non solo ma il risultato di una radice quadrata è sempre un numero positivo non potrà mai essere un numero negativo vedete come è costruita quindi se io vi dico radice quadrata di 4 cosa mi dite 2 ok radice quadrata di 9, voi mi dite? 3. Ok, attenti. Qui adesso qualcuno di voi, sono sicuro, sta facendo confusione. Perché? Perché dice, cazzo, però 4, radice di 4 più o meno 2. Giusto. Qualcuno dice, eh, eh, sì, me l'hanno detto le medie, mi me hanno detto radice di 4 più o meno 2. Adesso l'università eh, 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 mi dice che radice di 4 è uguale solo a 2. Allora, qua. Cosa che facciamo? Cambia pezzi qua, cambia la matematica man mano che cresce, non è mica possibile, no? No? Allora, noi matematici su queste cose qua siamo dei disgraziati maledetti. E cioè, la radice quadrata può essere considerata algebrica o la funzione radice quadrata. La funzione radice quadrata è quella che vi ho appena disegnato io. E una funzione, per come è definita, non può assumere due valori. Ok? Quindi una funzione per definizione di funzione, la vedremo assieme nella lezione di sabato. Una funzione è un'applicazione che associa ad ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio, uno ed un solo. Quindi la radice quadrata di 4, quando la radice è considerata una funzione, è solo ed esclusivamente 2, il numero positivo. Ok? Quando invece con lo stesso simbolo sto considerando non la funzione radice quadrata, ma la radice quadrata algebrica, allora devo mettere più o meno 2. In questo corso noi considereremo sempre e solo la funzione radice quadrata e non la radice quadrata algebrica. E questo l'avete visto prima. Perché? Perché quando vi ho scritto x12 uguale a meno b meno più la radice quadrata di delta fratto 2a vedete ho messo il meno più per dire la radice quadrata mi sputa fuori sempre un numero positivo e non c'è verso e lo cambio io il più o meno mi avete seguito ragazzi quindi per noi la radice quadrata sarà sempre quella che ho scritto da sopra e sarà sempre una funzione più facile perché non dovete ricordarvi il meno più torna Posso tutti? Tutta questa pappardella qua per un esercizio. Sì, tutta questa papardella qua per un esercizio perché adesso sono più fortunato e vado un po' più veloce. Posso andare un po' più veloce. Perché? Perché adesso metto insieme le due cose che vi ho appena spiegato: cioè il fatto che l'elevamento al quadrato è crescente solo sulle funzioni positive, prima cosa, e il fatto che il risultato di una radice quadrata sia un numero positivo. Mettiamoli assieme. Attenti. Questo qui sicuramente è maggiore o uguale a 0. Perché? Perché esiste, ok? Esiste e la radice quadrata mi sputa fuori un numero positivo, perché? Perché abbiamo detto che la radice quadrata è una funzione che ha questo come grafico e quindi assume solo valori positivi. Quindi quello a sinistra eh, sì nella disequazione è, ma è maggiore o uguale a zero il problema è che non so mica il segno di questo schifo qui questo che segno ha ah, boh. allora cosa facciamo facciamo lo stesso trucco che abbiamo fatto per il, il, eh, per il valore assoluto diciamo dividiamo il mondo in due grandi parti allora sicuramente dovrò mettere che f di x è maggiore o uguale a zero da tutte e due di queste parti del mondo perché? Perché è la condizione di esistenza, ok? Senza di questa, quella cosa lì non esiste. E poi decido io, in modo esogeno, dall'esterno, di dividere il mondo in due grandi parti: quelle in cui g di X è maggiore o uguale a zero, e quelle in cui g di X è minore di zero. Questa parte qui, vi faccio notare che questa parte qui l'ho aggiunta io, eh. L abbiamo aggiunto noi questa, non c'erano, non ci sono condizioni che ci portano. È un po' come quando abbiamo detto con il valore assoluto che dividavamo il mondo nella parte in cui il valore assoluto era maggiore o uguale a zero argomento e la parte in cui l'argomento del valore assoluto era minore di zero per poter andare avanti nei conti. Okay. Qui facciamo la stessa cosa, e cioè dividiamo il mondo in due categorie, quelle che sono rendono il secondo membro dell'esequazione maggiore o uguale a zero e quelle che rendono il secondo membro dell'esequazione minore di zero. Perché faccio questo? Beh, perché, adesso osservate, se sono in questo sistema qui, in quello a sinistra, in questo, io ho la radice quadrata che mi sputa fuori un, un numero positivo e... Questa qui, che se siamo nella parte di sinistra, è sicuramente maggiore o uguale a zero, perché l'ho scritto io, l'ho imposto io. Ma allora sia quello a sinistra sia che quello a destra sono dei numeri positivi. Ma allora posso applicare la radice quadrata e l'elevamento a quadrato senza nessun problema. Perché? Perché in qualche modo qui c'è la radice quadrata di f di x e qui c'è g di x. Sono della stessa parte, proprio in quella crescente. Mi avete seguito? Quindi posso tranquillamente elevare a quadrato, in questo caso ottengo f di x maggiore di g di x alla seconda. Avete dubbi? Mi avete seguito? Ripeto, per fare questa mi servono due informazioni importanti. La prima, livello 0. Condizione di esistenza. L'argomento della radice è positivo, altrimenti non la guardiamo neanche e andiamo a casa. Radice quadrata è f di x maggiore o uguale a 0. Adesso entriamo un po' più in dettaglio. Abbiamo la radice quadrata maggiore di g di x. Caspita, non posso levare al quadrato perché non so il segno di g di x. Allora faccio i g, g di x positivi da una parte, i g di x negativi dall'altra. Nei g di x positivi, bellissimo perché ho la radice che mi spara fuori un numero positivo. Che deve essere più grande di un numero che so che è essere positivo. Beh, ma allora posso buttare via la radice. E devo quadrato da una parte dall'altra perché sono sul ramo crescente della parabola. Meglio adesso, secondo me l'ho spiegato bene adesso. D'altra parte. Guardate. Radice f di x maggiore o uguale a 0. E g di x negativo. Quindi, nell'altra parte, questo schifo qui è come? È minore di zero. Quando è soddisfatta la disequazione? In questo caso abbiamo f di x positiva, ci faccio della dice. mi spara fuori un numero positivo, che deve essere più grande di un numero negativo. Quando un numero positivo è più grande di un numero negativo? Ragio? Sempre, ok? Per ogni x, quindi qui. Abbiamo per ogni x appartenente ad R. Gioventù? Ritorna? Mi avete seguito? Dubbi, problemi da casa? Tutto a posto? Mi sembra di sì, anche da casa. Lei in fondo? Posto? Torna? Ok. Applichiamola, ok? Questo ragionamento lo applichiamo. Ecco, e. So, allora vediamo un attimo se riesco a leggermi nel pensiero. Chi è che, chi è che, devi, che adesso mi dice qualcosa? Lei, dice prof, la prima è... Lo so già che qualcuno di voi lo sta pensando in questo momento. La prima condizione del sistema di sinistra è? È impossibile. <ride> la prima condizione del sistema di sinistra è ri. Lo, lo so che lo, sto, lo state già pensando c'è qualcuno che lo sta pensando mi dice le balle oh, facciamo le cose facili cioè è, è ridondante bravissimo ok la prima condizione è ridondante perché è ridondante la prima condizione vedete perché stiamo richiedendo che f di x sia maggiore o uguale a zero e contemporaneamente che f di x sia maggiore o uguale di un numero che sicuramente è maggiore o uguale a zero quindi la seconda, quindi la terza condizione, è più forte della prima. E quindi la prima io potrei dimenticarmela. E sono sicuro che molti di voi hanno visto le condizioni solo alla fine scritte così, senza avere tutto quanto il ragionamento. Io personalmente preferisco sempre farmi il ragionamento, perché secondo me è, è, nel, è nel ragionamento logico che sono c'è la comprensione del problema, imparare a memoria le cose secondo me non è mai una, una grande idea. Possiamo metterla o non metterla, tanto siccome è una, una condizione ridondante, sappiamo già che l'ultima sarà più, più restringente rispetto alla prima. Amen. Ma non importa, torniamo a bomba sul nostro esercizio. Condizione di esistenza, argomento delle radice maggiore di 0 maggiore o uguale a 0 parabola rivolta verso l'alto quelle, quelle che piacciono al vostro collega delta uguale a b quadro e quindi 1 meno 4 che moltiplica a che è 1 c che è 4 quindi meno 15 4 4 16 più 1 quindi l'asse delle x è dove? tutto? sotto o no? La parabola non tocca la stella x quindi quando questa parabola è maggiore o uguale a zero beh sempre per ogni x tutti d'accordo ci siete ragazzi mi seguite ok quindi per ogni x fondamentalmente questa non abbiamo condizioni di esistenza qui ma adesso noi ce le portiamo dietro lo stesso perché siamo Far, voglio farvi simmetrico con quello che vi ho fatto prima, quindi prima vi ho detto condizione di esistenza, la ricopio due volte. Non, non dovrei farlo perché non sa, è completamente inutile mettere un per ogni x in un sistema. Non importa, lo faccio lo stesso. Adesso di, di, decidiamo, cos'è che, cos che mi cambia? Mi cambia la g di x. E quindi io divido il mondo in due parti, quello in cui meno x è maggiore o uguale a 0, quello in cui meno x è minore di 0. Io adesso di solito quando sono in un'aula normale si alza vedo dagli occhi la persona che mi dice prof, oh meno x meno x maggiore o uguale a zero col segno meno impossibile cosa gli rispondiamo allora porta pazienza non ti ho sentito allora di solito in questo punto qua nell'aula sento un, un, un leggero brusio e individuo qualcuno che dice meno x maggiore o uguale a zero, se c'è il meno è sicuramente negativo e il vostro collega dice no dipende cosa c'è dentro la x ok? quella stessa cosa che mi ha detto il collega qui davanti eh, dipende cosa c'è dentro la x e, intanto io so che c'è il meno ma il meno è davanti a, un, a una x che chissà cosa contiene dentro lì povera questa x chissà cosa c'è nella pancia della x ok? quindi no, no ma non è vero che ne vale una dei due devo, devo portarmi avanti la, tutta quanta la, discus la, la discussione Tuttavia, adesso stiamo sul sistema di sinistra. Abbiamo la radice quadrata che esiste, mi spara fuori un numero positivo e deve essere più grande di un numero positivo. E ne ho quadrato. Quindi qui ottengo x alla seconda più x più 4 maggiore. È l'unico punto in cui compare questo maggiore qua. Gli altri li metto, li metto, li metto solo io, ok? Di x alla seconda. Tutti d'accordo? Tutti mi hanno seguito? Ho elevato al quadrato, meno x alla seconda, il meno è diventato più, e x alla seconda è l'altra parte. Siete? Mi sembra di sì. Passiamo nell'altro sistema invece. La radice esiste, mi sputa fuori un numero positivo che deve essere strettamente è più grande di un numero che sto ipotizzando essere negativo. Sempre per ogni x. Chiaro, ragazzi? Abbiamo fatto, abbiamo i due sistemi. Questo animale se non via con questo. Ci riscriviamo, i due sistemi. Abbiamo per ogni x appartenente ad R. Poi abbiamo x minore o uguale a 0 e qui abbiamo x maggiore di meno 4. Unito, qui abbiamo per ogni x appartenente a r, qui abbiamo x maggiore di 0 e qui abbiamo per ogni x appartenente ad r. Sistema, ci facciamo i nostri disegnetti per il sistema e successivamente andiamo a unire tra loro le soluzioni in un unico grafico. La prima per ogni x, la seconda abbiamo lo 0 e il meno 4, x minore uguale a 0, quindi così, così, x maggiore stretto di 4, quindi così e così. Quindi il pezzettino che mi va bene è questo qui in mezzo, e cioè tra meno 4 minore di x minore uguale a 0, unito dall'altra parte abbiamo tutta questa lo 0 questa volta in su e tutta questa mi va bene questo pezzo qui e quindi x maggiore di 0 mettiamo tutto sullo stesso grafico questa e questa e otteniamo abbiamo come numeri Meno 4 e 0 abbiamo meno 4 pallino vuoto fino a 0 pallino pieno e maggiore di 0. Quindi il risultato è x maggiore di meno 4, che scriviamo come intervallo: è meno 4, più infinito. Cos'è che ho sbagliato? Prego, ho sbagliato. Bravissima la parentesi. Vedete, ho messo la parentesi quadra. Dovevo mettere la parentesi rotonda perché c'è il maggiore aspetto. E quindi su Moodle, cosa scriveremo su Moodle? Su Moodle scriveremo meno 4 perché questa volta è il numero negativo. Virgola più inf senza nessuno spazio in mezzo. E mettere le parentesi rotonde prima e dopo ancora senza nessuno spazio. Questo è quello che andrebbe inserito nelle soluzioni in Google. Giovana mi seguite dubbi, problemi? Avete capito? Dovete ricordarvela così. Se vi, fa, se vi è utile, sì. Volete ricordare il sistema? Mi va benissimo uguale. Quello che preferite voi, quello che è più chiaro nella vostra testa. L'importante è che, che abbiate capito, secondo me, anche perché c'è questa distinzione, perché le disequazioni di questo tipo sono un po' più complesse. Torna. Da casa, ragazzi, tutto a posto? Un po' di gente che mi segue anche da casa. Mi seguite? Non c'è nulla che. Nessuna difficoltà, non vedo domande. Fatemi controllare se qualcuno mi ha Sì, tutto a posto, Gianmarco, grazie mille Gianmarco. Fatemi controllare su Telegram se ci sono Ma ah, che bravi, se vi siete già mandati il link gentilissimi. E Qual è il codice di presenza? Eh, avete perfettamente ragione, me ne sono un po' dimenticato. Può mandare le la lavagna delle lezioni di matematica? Grazie. Sì, penso che ci speriamo, speriamo che di, essere, di essere riusciti a sistemare tutto. Allora, risposta dal vivo, finito. Ragazzi, passiamo all'altra? L'altra tipologia? Andiamo. Perché? Perché adesso abbiamo, ma adesso siamo diventati bravi, la radice quadrata di x alla seconda meno 9, e questa volta minore di x più 1. Che differenza c'è rispetto a prima? Prima avevo la radice maggiore di g di x maggiore di g adesso la radice minore di g ok vedete cosa è cambiato cambiato questo segno qui e questo verso qui in realtà è, mi è stato fondamentale in questa discussione dov'è che è stato fondamentale è stato di, fondamentale quando ho, mi ha permetto, mi è permesso di decidere questo oppure questo perché è lì che ho detto la radice più grande di un numero negativo sempre ok quindi quello lì si porta dietro ad un'informazione importante che dobbiamo rivedere adesso nel caso in cui la radice sia più piccola di qualcosa. Quindi dobbiamo ricordarci tutti e due fondamentalmente: capire che nel caso in cui radice è maggiore di qualcosa oppure radice è minore di qualcosa, eh, sono diversi. Ci facciamo la teoria e poi torniamo dietro all'esercizio. Teoria. Radice di f di x minore di g di x. Più facile però adesso perché voi siete diventati astuti come le faine, e cioè campo di esistenza f di x maggiore o uguale a 0. Quindi sappiamo che la radice esiste. E quindi mi scrivo già il sistema, la radice esiste e lo imponiamo. Stesso ragionamento di prima, divido il mondo a seconda del segno di g di x, giusto? E cioè i g di x positivi li trattiamo da questa parte, i g di x negativi dall'altra, perché? Perché voglio buttare via le radice. Per buttare via le radici devo elevare al quadrato, per elevare al quadrato devo assicurarmi che i due termini siano tutti e due positivi. Sicuramente la radice mi spara fuori un numero che è positivo, perché è la funzione radice quadrata che ha come... Eh, risultato sempre solo un numero positivo mentre dall'altra parte, eh, dall parte non lo so e allora devo dividere il caso in cui sia positivo o il caso in cui sia negativo li tratto in modo separato e poi unisco le soluzioni ci siete bene allora nel caso di f di x nel caso a sinistra la sinistra quello più facile posso elevare al quadrato e quindi abbiamo f di x minore g di x quadro Facilissimo. Di nuovo vi faccio notare che l'unico punto in cui compare questa disequazione è questo qui. Chi è che mi aiuta nell'altro? Allora abbiamo una radice che esiste perché abbiamo messo le condizioni di esistenza. Mi spara fuori un numero positivo che deve essere più grande di un numero negativo. Quando un numero positivo è più grande di un numero negativo? Quando? sempre eh? quando un numero quando un numero guardatela bene quando un numero positivo è più piccolo di un numero negativo lo vedete forse vi, vi, vi ho ingannato io con quello che vi ho detto giusto quando un numero positivo questo quando un numero positivo è più piccolo di un numero che stiamo ipotizzando essere negativo? Sposta? Mai! E quindi qui abbiamo insieme vuoto, se vogliamo. Cosa sarebbe in un sistema insieme vuoto? Vuol dire che c'è una riga in cui non posso scrivere neanche un termine. Domanda, ma se, se in un sistema ho una riga in cui non posso scrivere neanche un termine, ha senso scrivere. Questa, questo sistema? No, perché? Perché devo, quando faccio un sistema sto cercando di capire in quali punti sono soddisfatte tutte e tre le condizioni, ma qui ho una condizione che non è mai soddisfatta e quindi questo lo buttiamo via. Mi avete seguito? Quindi quello che ci rimane è solamente f di x maggiore o uguale a 0 g di x maggiore o uguale a 0 e f di x minore o, o minore uguale a, quello, uguale a quello sopra insomma a g di x quadro sapendo che questo è quello che c'è scritto qui sapendo che la prima in realtà potrebbe essere tolta perché è ridondante giusto giusto no che non è giusto <ride> Mannaggia voi, perché non è giusto? Perché ho la diversità sbagliata di qua? Non vedete che non posso più farla questa, quella di buttarla via? Mannaggia voi ho fregati, <ride> no che non posso buttarla via, <ride> Mi ho prendere paura. Avete capito? Non posso buttarla via. Prima potevo buttarla via perché era maggiore, adesso mi cambia la, la, la disequazione e quindi non posso il fatto che sia soddisfatta questa disequazione fa sì che non, non è mica detto che sia soddisfatta la prima la vedete? mi avete seguito? no, non la vedi guarda, attenta guarda accidenti, scusate guarda, vedi, vedi che prima prima cosa succedeva? prima avevo questa condizione e quindi avevo F di x maggiore di g di x quadro. Ma allora la prima era soddisfatta perché avevo F di X maggiore di un qualcosa di positivo che è esattamente quello che c'è scritto qui. La vedi? Ma mi serve questo maggiore qui. Oh, guarda adesso cosa abbiamo qui nel sistema, abbiamo quel, non abbiamo più quel maggiore, abbiamo quel minore e quindi non mi, non mi implica più il fatto che lei sia più piccola di un numero positivo e non mi dice più niente. Devo tenerne tutte e tre. Ti torna? torna? ragazzi? Mi avete capito che da casa... Quindi no. Ecco perché, secondo me, è, è più utile, è più utile non doversi ricordare ogni volta a memoria, ma, ricorda ma ricordarsi il procedimento, perché il procedimento non è difficile. E rischiate di non perdervi un pezzo da una parte o dall'altra. Okay? La, la mia esperienza personale è che chi tende a ricordarsene a memoria... Magari poi mi commette l'errore esattamente quello che vi, ho, che vi ho fatto vedere adesso. In cui dice, beh, la prima è ridondante. No, cacchio, la prima non è ridondante. È ridondante nel primo caso, ma non nel secondo. Ok? Però, come al solito, fate come volete. Vi torna? Torna dubbi, problemi? La facciamo l'esperimento dall'altra parte. Zacchete. E quindi, c'è... Io vi ripeto di nuovo tutto il ragionamento. Eh. Quindi vi faccio tutti e due i sistemi, anche se già sappiamo che il secondo sistema avrà come soluzione insieme vuoto, ma lo rivediamo. Prima l'abbiamo visto nella teoria, adesso lo vediamo in un caso pratico, secondo me vi, poi vi rimane più, più impresso. Poi abbiamo il mondo diviso in due parti, cioè una parte che le leviamo a quadrato. dall'altra ragioniamo. Dall'altra ragioniamo. La radice esiste. Mi spara fuori un numero che è maggiore o uguale a zero e mi sto chiedendo quando questo numero è più piccolo di un numero che so essere negativo. Un numero positivo non può mai essere più piccolo di un numero negativo. Quindi qui abbiamo insieme vuoto e questo sistema non lo trattiamo neanche. Bene, quindi meglio, abbiamo solo un sistema da trattare, ma con tre però, tutte e tre. Allora, la prima è una disequazione, sempre una parabola rivolta verso l'alto, l'equazione associata è un'equazione pura, e quindi con il 9, con il numeretto, e quindi abbiamo più o meno tre. Quindi sicuramente la soluzione di questa sarà x, vi disegno la stessa parabola, così, così, Meno 3 più 3 se la parabola è x alla seconda meno 9, ok? Ci chiedono dove è positiva, e quindi è positiva per x minore di meno 3 oppure per x maggiore di 3. E quindi qui? Qui, qui, e qui. E quindi mi sono dimenticato di mettere l'uguale e l'uguale. Posto? x maggiore o uguale di meno 1, facilissima questa. Ci mi servono due conti che spero di non fare casino mettendo di qua x alla seconda meno 9 x la seconda scritto in giapponese x alla seconda meno 9 minore x alla seconda più 2x più 1. Questi due animali se ne vanno via e ottengo 2x maggiore di meno 10. L'ho portato di lì, ho cambiato segno. X maggiore di meno 5. Stato giusto? Si parli sì? Meno maggiore, sì. Due sì. Quindi, X maggiore, stretto, di meno 5. Ragazzi, posto? Grazie mille. Quindi abbiamo meno 5. Meno 3. Meno 1. E 3. Meno 5. Meno 3. Meno 1. 3. Tutto qui fino a questo. E da questo in su. x maggiore di meno 1. Così. x maggiore stretto di 5. Risultato? Solamente qui dentro, giusto? Solamente x maggiore o uguale a 3. x maggiore o uguale a 3. Che scriviamo come 3, più infinito. Ho messo la parentesi giusta questa volta? La quadra o tonda la prima? Quadra, ok? E quindi su Moodle cosa scriviamo? Aperta la quadra senza il segno più e senza spazio 3 virgola più inf senza spazi e con virgola in mezzo ragazzi posto? mi avete seguito? quindi abbiamo ripassato velocemente la funzione la funzione valore assoluto Abbiamo la funzione radice cubica, poi abbiamo fatto assieme la funzione radice quadrata e abbiamo visto come si fanno le disequazioni con le radici quadrate. Sono un po' più complesse naturalmente di quelle con le radici cubiche perché dobbiamo, avere, abbiamo, dobbiamo dividere i vari casi, assomigliano se volete un po' alle disequazioni che avevamo con il valore assoluto. A posto, andiamo avanti e ci mancano le ultime due tipologie. Ho una pagina vuota, che buttiamo via. Mettiamo in più. Un più. Un più. Un più. Prossima. Prossima disequazione è questa. Qui abbiamo la funzione logaritmo e le ultime due tipologie di disequazioni che trattiamo sono le, la disequazione con il logaritmo e la disequazione con la funzione esponenziale. Allora, vi ricordo di nuovo, sono un preview. Questo consi dovete considerarlo come un preview. Perché? Perché la funzione logaritmo e la funzione esponenziale la tratteremo in modo dettagliato all'interno della parte di teoria. E cioè, nelle pr prossime quattro lezioni, quando andiamo a costruirci le eh, carte d'identità delle funzioni elementari. Okay, quindi queste, se qualcuno di voi non le ha fatte, le facciamo qui, le, le rifacciamo. Io voglio adesso darvi un'infarinatura e farvi vedere che poi dovremmo utilizzare queste cose qui. Quindi, la teoria che fate non è una teoria che la rimane la, eh, da, da qualche parte, ma la comprensione dei, dei grafici, soprattutto di queste, di queste funzioni elementari è. Di fondamentale importanza nella, nella risoluzione delle disequazioni. Per questo faccio prima la parte di disequazioni e poi le funzioni elementari, perché l'impressione, se no, è che la parte di teoria non serve a niente. No, secondo me la parte di teoria invece a, aiuta sicuramente quelli di voi che hanno poca dimestichezza con le funzioni che abbiamo visto, a inquadrare esattamente la le lezione di oggi. Okay? Quindi questo è la, lo scopo didattico di questa lezione. Non farvi prendere paura perché qualcosa non l'avete capito, ma farvi vedere quali sono i punti che dovete approfondire nella parte di teoria perché poi vi verranno richiesti. Bene, funzione logaritmo. Intanto, la funzione logaritmo cos'è? Allora, intanto, pr prima, prima considerazione importante, uno dei pochi momenti di felicità di questo corso. Ce ne sono pochi, questo è uno dei momenti di felicità. Perché? Perché in, questa, in questo corso utilizziamo solo la funzione logaritmo in base E, dove è il numero di nepero, e la funzione esponenziale di base E, di nuovo numero di nepero. Il Numero di nepero lo vedremo, lo vedrete in teoria: è un numero reale che non può essere scritto come una frazione, che vale circa 2,7, infiniti numeri dopo la virgola. Ok? È okay. il tipico numero che è un numero reale. E non è razionale e quindi che non può essere scritto come una frazione. Quanti altri numeri conoscete? Reali, che non sono razionali, Dai. almeno altri due, il greco, e quello più importante, no, quello più importante, quello eh, più famoso. La dice 2. Anche la dici 2 non può essere espresso come una frazione. La prima, prima dimostrazione, mi sembra di Pitagora che dice che. Non è possibile scrivere la DC2 come un numeratore fratto un denominatore. Ok, la, nella lezione di lunedì, eh, sì, lunedì, andremo a approfondire proprio i numeri reali e i numeri razionali. Ok, quindi qui, anche qui preview. Però, cosa importante, in questo corso noi tratteremo solo logaritmi in base E, numero di repero, e solo esponenziali in base E, numero di repero. Quindi questo. E queste sono le due funzioni che andiamo a trattare. E queste funzioni sono una l'opposto dell'altra, e cioè sono l'equivalente di quello che abbiamo appena visto con la radice quadrata e l'elevamento al quadrato. Se io faccio la radice quadrata di x e la elevo al quadrato, cosa ottengo? Um, x. Momento di tristezza. Eccolo lì. Okay? Qui invece, se io faccio. Il logaritmo in base E di E alla X, questo fa X, tale e quale scopo. Ci siamo? Chiaro ragazzi, per tutti? Questa cosa qui, di nuovo, arriva direttamente dalle prossime lezioni di teoria ed è fondamentale ricordarsi che esponenziale e logaritmo sono una l'inversa dell'altra. Non sono funzioni definite da qualche parte, ma sono una all'inversa dell'altra. È proprio una cosa importante. Perché è una cosa importante? Allora, intanto, eh, la notazione. Io tendo a scrivere ln di x per il logaritmo naturale, e lx oppure exp di x, stessa cosa, per la funzione esponenziale di base numero di repero. Non è una notazione universale. E cioè, non esiste nessuna, no, nessuna notazione che eh, in qualche modo non c'è un, uniformità di notazione all'interno della matematica, libro che vai, notazione che trovi. Alcuni questo la indicano con log, altri la indicano con LN con la L maiuscolo, altri log con la L maiuscolo. Non, non c'è un libro che è uguale all'altro, quindi la cosa, prima cosa che deve, dovete controllare è. Quando avete scritto il log, andate nell'indice del libro e dite che, che, che base ha questo, questo logaritmo. Okay? Generalmente cosa succede? Che gli ingegneri utilizzano tantissimo, o i chimici, utilizzano tantissimo non il numero di nepero come base, ma 10 okay, per le concentrazioni in chimica. E quindi quelli preferiranno utilizzare il logaritmo in base 10, che noi non facciamo invece come economisti perché vedremo messaggio del futuro, che in realtà questa è la scelta più facile di tutte, ma questo è un messaggio del futuro che arriverà tra, nel prossimo mese. Bene, adesso ci ricordiamo un attimo come sono fatte le funzioni esponenziali e le funzioni del logaritmo, perché il grafico di queste due funzioni ci aiuta tantissimo nella soluzione di queste disequazioni. Com'è fatta questa funzione? È una funzione che ha come dominio l'insieme di tutti i numeri reali, ed è fatta così. E alla 0 fa 1, non tocca mai l'asse qui in fondo, ok? ma per x che tende vedremo questo vedremo carta di identità delle funzioni per x che tende a meno infinito e alla x farà 0 ma solo per x che tende a meno infinito al limite quindi non tocca mai lì e quindi la x è una funzione che ha due proprietà e cioè la x è maggiore di 0 per ogni x appartenente ad r Strettamente positiva, quindi lei è positiva e, ed è una funzione crescente. Quindi bello, perché una funzione crescente rispetta le disequazioni. Ricordate, ramo crescente della parabola. Quindi se noi le applichiamo da una parte o dall'altra, non abbiamo nessun problema: funzione di logaritmo. x in ln di x logaritmo naturale di x che okay, il logaritmo di base e di x vi ripeto noi tratteremo solo il logaritmo di base e solo quello nessun altro questa volta siamo un po' più sfortunati perché questa volta abbiamo una funzione che ha come dominio 0 più infinito e quindi non può l'argomento del logaritmo essere un numero né uguale a zero e neppure negativo, okay? il grafico è fatto così. E questo vale 1. Anche il logaritmo è una funzione crescente. Bello, perché posso applicarlo tranquillamente senza eh, preoccuparmi in una disequazione. L'unica cosa è che posso applicarlo solo ai numeri che sono positivi. Perché lui, poveretto, non esiste se ci sono dei numeri negativi. Ci siamo tutti, chiaro? Vi ripeto, questo è un preview. Le teorie, la teoria di queste funzioni la andremo a controllare in modo dettagliato nelle prossime lezioni, nelle prossime quattro lezioni, quattro o cinque lezioni di teoria. Che vi ripeto, sono un po', saranno un po' noiose, okay? ma servono proprio a mettere in luce, in qualche modo questa lezione voleva aveva lo scopo di mettere in luce i punti un po' critici della vostra preparazione, in maniera che sappiate su cosa puntare e su cosa no. Magari uno dice la parabola la conosco bene, il video lo guardo in velocità. Ok, l'esponenziale invece non lo conosco tanto bene, meglio se mi guardo il video, magari me lo guardo pure due volte, ok? Bene passiamo invece alle, adesso alla, alla parte pratica, e cioè a questa. Mi riscrivo la disequazione che ci metto meno. Bene, allora, prima di tutto, condizione di esistenza, perché abbiamo il logaritmo e il logaritmo deve avere il suo argomento strettamente positivo. Maggiore stretto. Bene, adesso sono a posto. Ho fatto tutto, perché? perché posso applicare la funzione esponenziale da una parte e dall'altra. E la funzione esponenziale ha come dominio tutti i numeri reali, quindi non devo occuparmi assolutamente di nulla. E quindi faccio exp del logaritmo di x alla seconda meno 1, maggiore o uguale di exp di 1. L'esponenziale di un logaritmo è la stessa cosa che fare la radice quadrata di... Di la, il quadrato di una radice quadrata rimane l'argomento interno e quindi ottengo x alla seconda meno 1 maggiore di 0 e x alla seconda meno 1 maggiore o uguale di E. Ok? Perché x di 1 vuol dire E, e alla 1, e cioè il numero di nepero. Queste sono di, di, delle disequazioni che sono. Imbarazzanti per quanto facili sono. Ok? Vedete, sono le corrispettive equazioni, sono delle equazioni pure, e quindi devo semplicemente mettere la radice quadrata di quei due numeri lì. E quindi ottengo: meno 1, 1 maggiore E quindi soluzioni esterne? Qui pallino vuoto, pallino vuoto, e sopra. E qui adesso avrei x minore della radice quadrata meno la radice quadrata di 1 più e, oppure x maggiore della radice quadrata di 1 più e. Ragazzi mi seguite o mi avete perso? Ci siete? Chiaramente questa, se io la porto di qua, vi, vi, vi parlo un attimo di questa, è meno 1 più e, ok, maggiore o uguale a 0. È una parabola rivolta verso l'alto e le due radici sono esattamente radice quadrata di 1 più e, con il meno davanti, e radice quadrata di 1 più e con il più davanti. Mi interessano le soluzioni esterne, quindi mi interessa questa e questa perché ho il maggiore uguale, questi compresi, e quindi... Maggiore uguale e maggiore uguale. Chiaramente, questo è meno la radice di 1 più E, che è più, un po' più piccolo di 1. E questo è la radice quadrata di 1 più E, che è più grande di 1. E quindi abbiamo così, pallino tondo, così, pallino tondo. Dove sono soddisfatte contemporaneamente tutte e due? Qui e qui. E quindi la soluzione è x minore uguale di meno la radice quadrata di 1 più e, oppure x maggiore o uguale della radice quadrata di 1 più e. E cioè, meno infinito virgola meno la radice di 1 più e, unito, radice di 1 più e, virgola più infinito. Allora, qui adesso due cose. Prima cosa mi avete capito? La, avete capito la disequazione? Mi è chiaro? Io utilizzerò sempre le funzioni inverse, come in questo caso qui, ok? Mentre sono sicuro che alcuni di voi fanno un altro procedimento che guardiamo tra un attimo. Ma intanto io utilizzerò questa come tecnica risolutiva durante tutto quanto il corso, perché così vi ricordo il concetto di. Eh, funzione inversa e via così altra cosa che mi preme questo risultato può esserci all'esame? non può esserci ok? quindi no Moodle è giusta questa sì che è giusta ok? ma vi facevo un esempio eh, ti ho vista? Vi, ma vi facevo un esempio nel quale volevo dirvi guardate una di queste qui, non posso mettervela così con questa soluzione perché? perché non avremmo la modalità di scrivere la radice quadrata nelle soluzioni Moodle ok, quindi questa un, un esercizio che abbia questa come soluzione non ci sarà ci saranno esercizi con i logaritmi? certo che ci saranno ma le soluzioni saranno costruite in modo che non ci sia una soluzione di questo tipo dimmi sì, la parentesi quadrata grazie, gentilissima Seconda considerazione, allora, sono sicuro che un pezzo di classe sta borbottando e sta dicendo tante parolacce che non posso dire in una lezione universitaria, ma sta dicendo, prof, bastava farla così. Io 1 lo faccio diventare come logaritmo di 1, di E, perché tanto logaritmo di E fa 1, ok? E poi... Confronto gli argomenti. Quanti, quanti avevano fatto così? Sulle mani? Quanti, quanti hanno fatto così? Sulle mani. Va benissimo, continuate a fare così, nessun problema. L'unica cosa è che quando confrontate gli argomenti, in realtà stai facendo la funzione esponenziale da una parte o dall'altra, è la stessa cosa. Ok? Cos'è che invece non potete fare? Adesso dovrei bloccare la registrazione perché tanto tempo fa, quando insegnavo a biologia, ho visto cose che voi umani non potete immaginare. Tipo. Non è giusto, va bene. Non, non si fa così, vi prego. Mi... Quando ho visto questo stavo... mi è venuto un infarto, ok? Perché? Perché stiate applicando da una parte e dall'altra cosa semplificando per l'N, ok? Qua, qua, in questo momento io sono stato molto triste, tanto proprio, tantissimo, ok? Quindi vi prego, no? Va bene? Poi la cancello pure che non la veda nessuno che voglio mai divenire in mente, lascio solo la tristezza, così vi ricordate che non si fanno quelle cose lì. Torna? Ultima, ma non meno importante. Questa? Beh, facilissima. Perché facilissima? Perché l'esponenziale ha condizioni di esistenza, no? perché esponenziale è una funzione definita su tutto r, quindi nessunissimo problema. Applico la funzione logaritmo da una parte dall'altra. e ottengo 3x meno 2 minore o uguale di logaritmo di 3, 3x minore o uguale di logaritmo di 3 più 2, x minore o uguale del logaritmo di 3 più 2 fratto 3. E quindi meno infinito logaritmo di 3 più 2 fratto 3, che è un numero che con la calcolatrice potreste trovare senza nessun problema, ma che non ci sarà all'esame perché non è tra i risultati accettati una cosa di questo tipo. Ok? C'è la presenza della funzione logaritmo, questo non ci sarà all'esame. Mi avete seguito? Chiaro per tutti? Vi faccio altri due esercizi a partire da questo, ok? Perché adesso sono sicuro che. Voi adesso vedete, oh, ah, perfetto! Quando ho l'esponenziale vado via tranquillo, senza pietà, e non ho problemi perché se ho l'esponenziale applico il logaritmo e faccio il logaritmo dell'esponenziale di 3x meno 2 logaritmo di e l'infarto questo che è arrivato no lì è il momento in cui uno deve scrivere logaritmo di di Meno 1 gli viene un'extrasistole. Giusto? Perché gli viene un'extrasistole lì? Perché il logaritmo è definito solo su numeri positivi. E faccio fare il logaritmo di meno 1. Esiste il logaritmo di meno 1? Mannaggia lui. Allora qua uno dice, caspita, è, è una tristezza infinita, non, non posso mica farla questa. No, sì che puoi farla, ma devi essere astuto come le faine devi aver capito prima. Che cosa sta succedendo? Allora uno qui, invece di scriverlo, passa al passaggio precedente dice, allora vuol dire che c'è qualcosa che già conosco io. Quando una funzione esponenziale è più piccola, più piccola di un numero negativo, quando la funzione esponenziale è più piccola di un numero negativo, vai. Fine. Insieme vuoto. Okay? vedete ragazzi che è importante ragionare su, su, sulle, sulle funzioni elementari passiamo dall'altra parte adesso vi rifaccio il giochetto ma ormai l'avete capito Ex, expo da una parte e dall'altra uno fa logaritmo di infarto okay? quindi piano no torno indietro vuol dire che c'è qualcosa qui non posso scrivere questo quando la funzione esponenziale è più grande di un numero negativo più grande e non più piccola quando? Sempre per ogni X appartenente ad R. Dimmi. Bravissima, era quello che, che mi permetteva di finire la lezione. E cioè, la vostra collega mi dice: Bravo, prof, adesso questo posso scriverlo? R? Certo, R lo puoi scrivere come semplicemente R maiuscola. Ok? E insieme vuoto. Insieme vuoto abbiamo deciso che lo scriviamo aperta la tonda chiusa la tonda senza niente dentro ok senza né spazio né niente aperta la tonda chiusa la tonda ci siete ragazzi e questo simbolo aperta la tonda chiusa la tonda senza de niente dentro lo utilizziamo sia per insieme vuoto sia per non esiste se non esiste una soluzione, mettiamo sempre aperta la tonda più chiusa la tonda. Perfetto. Io l'ultima la salto, non importa, la, la, non avevo intenzione di farla, è, è una, una sulle, sui valori assoluti e te la lascio per casa, ma è facilissima. Avete domande, dubbi da casa? Mi avete seguito? Vi torna tutto? Vi ripeto di nuovo, lo so che sono un che rompiscatole, ma porre pazienza. Questa lezione era un preview per darvi un'idea di che cosa dovete andare a guardarvi con attenzione nei prossimi video e cosa invece potete lasciare e magari guardare in modo più, più veloce. Dubbi? Posto? Tutto chiaro? Da casa ragazzi tutto a posto? Dimmi? Hai ragione perfettamente. Vi voglio bene, ragazzi. Quando fate queste robe qua, vi voglio bene, ma tanto bene proprio, eh. Eccolo qua. non serve per chi è a casa io lo metto, lo metto sul telegram solo per no poi questa documento Porta Telegram, Matematica generale. Andate. Già fatto. E dovrebbe arrivare tra, tra qualche momento. Dovreste averlo tra qualche momento. In PDF, tutto chiaro. Grazie mille, Andrea. Gentilissimo. Ragazzi ci vediamo, finito, interrompi condivisione, termina tutto.